pareggio a reti bianche sul campo del Lavello per la Nocerina. Tuttavia, due clamorosi errori sotto porta di Mazzeo e una ripresa giocata al di sotto di ogni standard sono la netta conferma del momento difficile dei rossoneri. Una Nocerina orfana di Garofalo sul campo e di Cavallaro in panchina si presenta al cospetto del Lavello con il solito 3-4-3, che vede il ritorno da titolare di Nicola Talamo al centro dell'attacco, supportato da Mazzeo e Palmieri. Panchina per D'Ammacco. I padroni di casa, invece, si schierano con un 4-3-3 a trazione anteriore. In avanti, mister Karel Zeman dà spazio a Sessa, Tapia e Bastrak. Dopo una fase di studio, la Nocerina si rende pericolosa all'undicesimo. Mazzeo guadagna spazio sulla sinistra e mette al centro per Talamo, che colpisce malamente di suola e spedisce fuori. Al sedicesimo, i molossi vanno vicinissimi al vantaggio, con un colpo di testa di Bovo sugli sviluppi di un corner che Chironi respinge con un ottimo intervento. I molossi si rifanno vivi nell'area avversaria 5 minuti dopo. Talamo calcia da fuori, il portiere avversario respinge goffamente sui piedi di Mazzeo, che clamorosamente sparacchia la sfera alle stelle con la porta sguarnita. Al minuto numero 38 è ancora Mazzeo a divorarsi il gol del vantaggio. Il numero 10 molosso ruba palla e si invola in aria, ma solo davanti al portiere, calcia sopra la traversa. Questa è anche l'ultima palla gol della prima frazione, che si chiude a reti bianche. Il secondo tempo si apre senza variazioni di uomini e schemi su entrambi i versanti. Al 52esimo il Lavello prova a scuotersi con un tiro di Militano dai 20 metri, bloccato con sicurezza da Venditti. I lucani mettono i brividi a Venditti subito dopo, grazie a un fendente di Tapia che sfiora la traversa. Dopo una lunga fase di stallo, i padroni di casa vanno un passo dall'1-0. Al 77esimo un cross di San Roman innesca una mischia furibonda in area di rigore, che Massa risolve con un colpo di testa che si stampa sul palo. Sulla conseguente ribattuta, il numero 6 dei lucani trova la deviazione di un difensore in corner. La collezione dei legni del Lavello prosegue al minuto numero 85. Su un cross proveniente da calcio piazzato, Orraita svetta su tutti e colpisce la parte alta della traversa. La Nocerina, dalla sua, non dà più la sensazione di rendersi pericolosa e, di fatto, preferisce stringere i denti e uscire dallo stadio Pisicchio con almeno un punto, che arriva dopo 6 minuti di recupero.